E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la 31esima uscita per la linea Star Wars The Black Series in edicola con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera. Siamo davanti a Captain Rex, il capitano Rex appunto, un capitano appunto di una sezione particolare dell'esercito di cloni. Eccolo qua nel suo blister, sempre il solito ragazzi, non c'è molto altro da vedere. Quindi andiamo subito a vedere la nostra figure fuori dalla confezione. Ed eccoci qua di ritorno. Allora, questa figure naturalmente in scala 3,75 pollici. Andiamo a misurare con precisione comunque l'altezza. Siamo praticamente sui 4 pollici, ovvero sugli 11 centimetri, qualcosina in più di 4 pollici. Allora, andiamo a vedere il nostro capitano Rex più nel dettaglio. Come avrete notato, per chi segue la collezione e ha seguito anche i miei video, questo praticamente è un riciclo purtroppo del comandante Thorn che abbiamo visto la scorsa volta. Infatti, ha le stesse parti praticamente. E ovviamente è un riciclo che ci sta perché ovviamente hanno quasi la stessa uniforme, essendo uno comandante e un altro capitano. Però il painting è completamente diverso e anche il casco è diverso. Devo dire che comunque i dettagli di painting su questo casco sono davvero fighissimi. Guardate qua, ci sono queste barre. Io non so la storia di questo personaggio, appartiene alla saga The Clone Wars. E insomma, sarà stato o prigioniero da qualche parte oppure avrà atteso qualcosa e quindi ha fatto questi segni a mo' di carcerato appunto sul suo casco. È davvero una cosa intrigante, magari mi andrò ad informare. Questo painting, questi dettagli qui sulla parte frontale sono davvero fighi, anche il contrasto tra questo arancione e blu mi piace davvero un sacco. Qui continuano i dettagli arancioni con alcuni dettagli anche argentati. Qui vediamo appunto il gonnellino laterale, come abbiamo visto appunto in Torn, con i foderi dove appunto si possono inserire i due accessori presenti, ovvero queste due pistoline, eccole qui, in plastica nera senza alcun dettaglio aggiuntivo, e appunto si possono rinfoderare qui, e questa è davvero una chicca che apprezzo. Per il resto, ragazzi, qui i dettagli vanno un attimino a scemare, però troviamo anche qui questi segni come sul casco. Insomma, si è divertito a farli su tutta l'armatura praticamente. Sì, infatti ci sono anche qui sull'avambraccio. Andrò assolutamente ad informarmi del perché di questi segni. Comunque andiamo a vedere anche la parte posteriore. Eccola qui, non ci sono troppi dettagli, però qui è apprezzabile il painting argentato su questa parte. Vediamo le articolazioni di questa figura. Abbiamo la testa qui su sfera con un buon movimento. Abbiamo l'apertura delle braccia fino qui. La rotazione in avanti e all'indietro non è ostacolata comunque da questo pezzo che è mobile. Abbiamo il piegamento al gomito praticamente a 90 gradi. La rotazione laterale, il piegamento al polso in questo modo, vedete sopra e sotto, e la rotazione. Poi abbiamo la rotazione qui alla vita, il piegamento della gamba in avanti, il piegamento all'indietro. Purtroppo non c'è apertura laterale. Il piegamento qui al ginocchio praticamente a 90 gradi. Rotazione al ginocchio, il piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù e rotazione laterale in questo modo. Quindi, ragazzi, più o meno è una figura abbastanza ben articolata. Purtroppo la mancanza dell'apertura alle gambe si fa abbastanza sentire se volete posarla. Per completezza vediamo anche come impugna le sue pistole, ovviamente non c'è assolutamente nessun problema. Comunque ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questo Capitano Rex con un commento qui sotto. Anzi, magari se sapete la sua storia, se sapete il perché di questi segni su tutta l'armatura, appunto scrivetemelo qui sotto, sono davvero molto curioso. Come al solito potete lasciare il mi piace se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividere questo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Arada! Il Captain Rex è collezionate sempre.